Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel sagrato della grande chiesa di San Pio da Pietrelcina. Vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica. Ecco, qui condividiamo le vostre testimonianze. Continuate a scriverci. Sono tante le mail che giungono quotidianamente a Un minuto con Padre Pio. Claudia Tommasetto racconta la sua storia, una profonda emozione in ordine a quelle esperienze vissute insieme al suo marito, alla sua famiglia, segnate appunto dalla presenza di Padre Pio. La loro storia inizia negli anni Ottanta, quando Claudia e suo marito scoprono che il loro figlio Samuele, nato nel giugno del 1980, inizia a manifestare dei problemi di udito. Claudia e il marito si rendono subito conto che il bambino non riesce a sentire, un problema che si rivela essere ereditario nella sua famiglia, dove 6 dei suoi 10 fratelli soffrono di sordità. Dopo numerose visite e cure mediche evitano un'operazione rischiosa grazie al consiglio di un medico, lei lo chiama il loro angelo custode. Nello stesso periodo però cercano conforto nella fede e si recano così, vengono qui a San Giovanni Rotondo, si recano in Puglia per pregare Padre Pio. È qui che la coppia in momenti diversi sperimenta per la prima volta questo profumo intenso di rose, riconosciuto come un segno della presenza di Padre Pio che è accanto a loro. Abbiamo capito che erano i suoi profumi, racconta Claudia, spiegando come questo fenomeno li abbia colmati di speranza. Tornati a casa, tra cure e preghiere, Samuele inizia lentamente a migliorare, fino a non aver più bisogno di protesi acustiche. Claudia racconta che negli anni successivi il profumo di rose continua a manifestarsi in casa loro e ogni volta che lo avvertono recitano una preghiera. Nel 1993 un evento importante rafforza ancora di più la loro fede. Il nipote di una loro amica ha un terribile incidente d'auto e mentre gli altri pensano che non ci siano speranze di recupero, Claudia dà alla donna il suo unico santino, eccolo, lei lo chiama così, l'immaginetta di Padre Pio a cui lei era molto legata, da mettere sotto il cuscino. E in quel momento lei racconta, viene invasa da un intenso profumo di rose. Si è manifestato Padre Pio, dice al marito. Dopo molti giorni di coma, il ragazzo si sveglia, raccontando di aver visto un vecchietto con la barba che era rimasto seduto accanto a lui giorno e notte. Contro ogni aspettativa, il giovane si riprende, completa gli studi. Oggi cammina con le sue gambe, racconta Claudia. Nel 2018 vive ancora un'altra esperienza dolorosa. Sua sorella Miriam scopre di avere un tumore al seno. Dopo un intervento chirurgico, ciclo di chemioterapia, la situazione sembra migliorare, ma alla fine del 2021 il fegato inizia a gonfiarsi, segno che il cancro ha ripreso a diffondersi. Claudia e la famiglia decidono di tenerla a casa, nonostante i medici dicano che avrebbe potuto soffrire dolori atroci. Miracolosamente Miriam non si lamenta mai del dolore, continua a pregare. Febbraio 2022, Miriam sente un profumo intenso mentre si trova in cortile, un segno inconfondibile per Claudia, che le dice: Padre Pio si è manifestato. Anche il marito di Miriam, che inizialmente non crede alla moglie, inizia a sentire questo profumo in luoghi più improbabili, come nei canili dei cani, nei recinti dei cavalli, dove non ci sono fiori. Questo segno lo convince della presenza di Padre Pio, tanto da unirsi a Claudia in pellegrinaggio ad aprile 2022. Poco prima della sua morte, Miriam continua a sentire questi profumi di rose, sentendosi confortata dalla vicinanza di Padre Pio. Il 10 marzo del 2022 Miriam si addormenta serenamente con la sua famiglia accanto. Grazie Padre Pio per averla sostenuta e preparata fino alla fine. Grata per la presenza di Padre Pio in questo momento doloroso della sua famiglia.